Ciao, la mamma è sempre la mamma. La mamma è quella persona che quando stai uscendo a mezzanotte ti dice non fare tardi. Non fare tardi. Ma è già tardi, mamma, è mezzanotte, sto uscendo. La mamma è quella persona che ti sente tornare alle 4 di notte, entri, fai due passi e senti chi è? E tu dici, io, mamma, ma secondo te se fosse stato un ladro ti avrebbe risposto? Bah! La mamma è quella persona che quando ti dimentichi le chiavi e torna a casa, suoni il campanello e lei ti dice, chi è? E tu da coerente testa di cazzo che sei rispondi, io! E lei, che è più testa di cazzo di te perché siete madre e figlio, ti risponde: io chi? E allora, in quel momento, ti senti anche preso per il culo e tu gli dici: io tuo figlio. E dopo ti prende proprio per il culo perché ti apre la porta dicendoti che non sapeva ti chiamassi io, anzi, io tuo figlio. La mamma è quella persona che quando tu ti fidanzi, trovi la tua anima gemella, lei all'improvviso diventa un giudice di Italia's Got Talent, perché deve decidere lei, anzi vorrebbe decidere lei, la ragazza fatta per te quando tu la vorresti solamente fatta. Cosa molto importante, è la mamma a decidere se tu sei grande o piccolo. Se devi lavorare, sei grande e vaccinato per farlo. Se devi andare in discoteca, no, sei troppo piccolo. Potrebbero metterti qualcosa nel bicchiere. Tu non conosci cattiveria, sei troppo ingenuo. A un certo punto ti chiede: devi pulire casa. E allora lì tu gli dici che sei piccolo e pensi di averla fregata. Pensi di averla fregata, non sapendo che lei ti ha fottuto ancora prima che tu abbia minimamente pensato di averla fottuta. E lei ti risponderà: però per andare in discoteca sei grande. Quindi stai zitto e pulisciti quella fottuta camera. Ok? Chiaro? Non puoi prendere per il culo tua madre, semplicemente perché sei nato da lei e lei ti conosce meglio di chiunque altro. Lei ama tutto di te, anche i tuoi 588.327,8 periodico difetti. Sarai sempre piccolo agli occhi di tua madre. Ma la cosa più bella è sentirti piccolo in un abbraccio di tua madre, perché per la prima volta dopo tanto tempo e finalmente ti sentirai di nuovo amato, protetto, capito. Condividete il video e taggate le vostre rispettive madri per farle un po' ridere e un po' emozionare. Ciao! Ah, dimenticavo, se ti scappa una puzzetta, sei un porco come tuo padre. Ciao!